Amici, vi siete mai chiesti com'è la versione beta di Minecraft, ovvero la primissima che è uscita? Una merda, però oggi andiamo a scoprire tutti i suoi segreti e soprattutto in un prossimo video andremo a scoprire la versione alfa, che è ancora quella prima, fuori di testa. Perciò attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Ma adesso, signori, iniziamo e vediamo questo scempio di Minecraft. Cioè, ma che cacchio, 1.0, Minecraft scritto, ma cioè lo faccio meglio io con Photoshop. Vabbè, single player, c'è il multiplayer, lascia perdere. Single player, ok. Andiamo qui, creiamo un... Ah, ne potevamo creare solo alcuni? Buongiorno. Buongiorno. Ma che cacchio? Vabbè, continuiamo. Allora, come vedete è un Minecraft molto scrauso. Dai, non ci sono neanche... Amici, non si può correre. Non si può correre. No, vabbè, facciamo... Allora, vediamo le opzioni che non ci sono. Davvero non c'è l'opzione? Ah no, guarda qua. Vabbè, musica. Ok. Niente, non si può correre nel primo Minecraft. Ah, Mojang, sei proprio una merda. Niente, allora ci prendiamo il classico legno. Almeno fin qui è rimasto il solito Minecraft. Già ho visto una caverna alle mie spalle. Esattamente qui la caverna. E quanto... Madò, è la gang di mucche. Signore, mi spaventa quella gang di mucche. Vabbè, niente, mi prendo un po' di legno. Mi faccio gli utensili base. Sperando che sia rimasto uguale il crafting, non lo so. E niente, ci vediamo dopo. Se quelle mucche non mi uccidono prima. Ma come si apre l'inventario? Oh, amici, non mi si apre l'inventario con la E? No. Con la I. Ah, oddio, non mi fa mettere tutto insieme. Madò, madò, raga, madò. Ringraziate il nuovo Minecraft, perché questo qui proprio... Dovete mettere una cosa alla volta. Me ne ha fatti 4, non ne volevo 4. Vabbè, diciamo sto piccone. Allora, mi sono fatto gli utensili base, ci ho messo 3 ore. Perché secondo me hanno anche un pochino velocizzato il modo di prendere i materiali. E mucca... Madò, quanto salta sta mucca. Mucca, sto arrivando con una lentezza fuori di testa. Però... E il cibo? Oh, mucca! No, 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 parliamone, oh. E il mio cibo dov'è? Allora, senta signorina mucca, la pelle non mi interessa perché vabbè, gliela lascio anche. Ma non facciamo scherzi col cibo, eh. Ecco, mi ha dato la pelle, non il cibo. E io come lo prendo il cibo? E soprattutto, perché mi sono accorto adesso che non c'è il cibo sulla destra? Bene, questo è un bene. Ovvero che non bisogna mangiare per rimanere in vita, dato che non si può correre. Ah, quindi praticamente per perdere i cuori semplicemente li perdi cadendo o subendo danno in generale. Ok, questo... Allora, è interessante, se devo essere sincero, però... rende meno survival il gioco. Quindi ci sta che abbiano fatto o comunque implementato la cosa del cibo. Ci abbiamo anche 2 funghetti. Non servono a niente. Li teniamo. Li butteremo. Guarda sto schifo. Questa è la Graveler. Beh, che me... Ah, tra l'altro non mi dice neanche i nomi. Se vabbè, Minecraft quanto è rifallito. Non ne hai idea. Vabbè, niente, era una grotta ancora più fallita del primo Minecraft. Torniamocene su. Dove sono i miei... Ah già, inventario con la I. Vabbè. Allora... Sì, vabbè, ma il fatto che non si possa correre, madò, che lentezza, mi fa male tutto l'asfalto, madò. Un pollo, un po', guarda, guarda come sguazza, sciacalà, l'ho ciccato 20 volte. E però ci dà la feather, la feather si dice, sì, le piume. Va bene, niente, andiamo in giro, cerchiamo qualcosa, c'è molta poca roba, mi sarebbe piaciuto vedere... Idea, oddio, non mi apre la chat testuale. No, stupido sexy Minecraft 1.0. Vabbè, niente, mi sarebbe piaciuto, dicevo, vedere tipo tutti i materiali o comunque le cose che c'erano nel primo Minecraft. Però, dato che non l'avevano ancora implementata come opzione la possibilità di... Oh mio Dio, perdono la... Oh mio Dio. Vabbè, dicevo, dato che non hanno ancora implementato la roba, non potremmo mai saperlo. E... pecore morite, mi faccio un letto, però non voglio dormire perché voglio vedere come sono i nemici. Quindi mettiamo giù la crafting table e ci facciamo un letto sperando che sia uguale. Come si fa il letto? Quindi abbiamo capito che nella 1.0 non si poteva dormire. Ok, guarda come saltano le mucche, guarda come siete salterine. No! Muori, va? Cioè, non per dire, voi alla fine è un video, quindi ve lo sto rendendo più godibile con musichette, robe varie, ignoranti, facce zoomate, zoom la mia faccia. Però, diciamo che giocarci è una palla. Non puoi correre, non puoi far niente, vedi solo, non c'è niente, niente c'è.
Cioè tu fai, aspetti la notte, lagga anche, cioè è incredibile che lagga nella 1.0. Oh, non mi lagga quando ho le shaders nella 1.16. Tutte le cose nei peggio giochi non mi lagga, mi lagga Minecraft in beta 1.0. E allora dillo, sei deficiente, così uno si prepara e sa che sei deficiente. Non ci sono neanche le grotte, madonna, non vedo l'ora che arrivi il cave update. Oh mio Dio, cos'è, una coccinella? Sì, lo so, con fungo, ma per noi sarà sempre una coccinella. Vabbè, aspettiamo stanotte. Che palle, si perde neanche vita, cioè magari... cos'è sta tomba? Raga, abbiamo trovato la tomba di Herobrine. E se nella 1.0 avessero messo Herobrine? E qui la situazione si ribalta, eh. No, assolutamente no. C'è proprio un nome galattico talmente grande che ti dice, ma che cosa pensa? Carino però che c'è la musichetta di Minecraft che voi non sentirete perché è bassissima, la sento malapena io, in caso ve la metto io di sottofondo. E se io per... Ah, vedi che però col tempo perdi qua, ho fatto una cazzata. Oddio, sì! Sì! Si sta facendo notte, i polli rintanano, le mucche devono essere picchiate. Ma dopo con quanta lentezza! Guarda come è tutto. Allora, il primo Minecraft lo chiamerei non beta 1.0, ma do quanto sei lento, beta 1.0. Ok, quindi ora in teoria, e si spera anche in pratica, ma sto pollo, ok, non moriva. Dicevo, dovremmo trovarci i mob, voglio vedere come sono. Ci scassano, perché signori ci scassano. Carine le... sono le stelle. Sono le stelle. Che carine! No, allora, questo bel... perché l'hanno tolto? Quanto bello, però. Allora, l'idea delle stelle... sì, vabbè, le stelle quadrate è un po' impensabile. Però, bello! Oh, no, così bello. Dovrebbero metterlo anche nelle versioni successive. Oh, c'è già. Vabbè, scrivetemelo voi. E intanto qui c'è chiaramente un maiale che è stato ucciso dal cactus. Salve, cactus. No, raga, bellissimo! Bellissimo così. Cos'è sta roba? Ah, l'ombra. Vabbè, niente. Aspettiamo qualche mob. Voglio vedere come sono i scheletri, i creeper. Più o meno. Anche i zombie. Guarda qua la gang. Signori, c'è la gang. Allora, c'è il ragno che... Madonna, mi è saltato. Madonna, raga, c'ho strappato. No, che schifo. Che schifo. Maialino, vai via. Allora, non ti vuole bene nessuno. No, poverino. Allora, zombie sono esattamente uguali. Non vorrei farmi colpire, grazie. Madonna, guarda come se ne va. Michael Jackson. E mi lascia la feather. Ok. I ragni sono un po' più scoloriti, eh. Però sapete cosa io vorrei vedere? Più o meno. I creeper. Secondo me duriamo un pochissimo. Cioè, ma proprio talmente poco stanotte che già non si può fare il letto. O comunque c'è un crafting strano per il letto. E lì un po' mi puzza. Comunque non c'è niente. Non ci sono villaggi. Non ci sono tempi. Le apine, poverine, non ci sono. Madò. Anche le streghe non ci sono. Neanche gli Enderman. Magari non c'è. Ma in realtà io lo sto supponendo, ma magari non c'erano neanche i creeper e gli scheletri, eh. Magari c'erano solo zombie e ragni. La butto lì, sinceramente non lo so. Guarda qua, ok, l'abbiamo chiamato. Va bene, scheletro, ti abbiamo chiamato. Ok, ci ha scoppiato. Quindi questa era Minecraft, la versione schifo merda beta, ok. Quindi amici, io torno. E come si torna a menu? Ah, save quit to title. Ok, madò che lento, madò. Ma è niente, vabbè, è fatta con paint. Minecraft, che delusione. Tra l'altro non si può neanche uscire, eh. Cioè, per uscire devi togliere l'F11 e si lagga tutto e chiudere. Vabbè, quindi signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un botto di mi piace per la versione alfa, che è ancora più regredita. Vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani, al solito ora, ovvero alle 2:30, con un nuovo video. Ciao, e speriamo sia più veloce, perché madò, fa male la spalla per quanto era lento.